Mi chiamo Cristina Ferrarini e insegno da più di 30 anni matematica e scienze nella scuola secondaria di primo grado. Mi soffermerò sul perché e sul per chi insegnare matematica. La scuola secondaria è la scuola di mezzo, il vecchio termine scuola media ne indicava questo aspetto. Infatti in prima sono ancora proprio dei bambini e in terza si alzano di 50 centimetri e si inizia a vedere il ragazzo e la ragazza che è. Si vedono i primi segni dell'uomo e della donna che saranno. In questo livello scolare si passa dalla matematica dei numeri in prima media che servono per contare, per capire quanto costano 5 kg di mele o per misurare il perimetro di una figura disegnata sul proprio quaderno, alla matematica che introduce, negli anni seconda e terza, i numeri razionali. Numeri decimali, illimitati, non periodici, che la nostra fantasia fatica ad immaginare, addirittura composti quindi da un infinito numero di cifre. Però questi numeri così strani ci servono anche per capire quanto è lunga la diagonale di un quadrato o la lunghezza di una circonferenza. La matematica è anche quella appunto del capire delle figure, prima sono due dimensioni, poi diventano delle figure a tre dimensioni, quindi sul quaderno noi ne possiamo disegnare solo in prospettiva e questo richiede una capacità di astrazione non indifferente. Così queste espressioni ci possono far capire che c'è una misura che dipende da un'altra, quanto si allunga la molla a seconda del peso che utilizzo. Quindi è una matematica che noi insegniamo che dall'esperienza quotidiana diventa una disciplina con un suo lessico, con i suoi simboli, con le sue procedure. Una matematica che ti porta a vedere la realtà nella sua intrinseca complessità, ma anche con la straordinaria di bellezze di alcuni aspetti di regolarità. Infatti sembra quasi incredibile che certi fenomeni che noi possiamo vedere, osservare sulla Terra, ma anche rispetto al moto dei pianeti, possa essere descritto con delle semplici formule matematiche. Pensiamo ad esempio alla formula della gravitazione universale, una formula abbastanza semplice, tanto da poter essere enunciata anche dai ragazzi in questa fascia d'età, ma che spiega il corpo dei moti celesti, ma anche fa capire come far gol a un portiere. Il docente quindi ha un compito molto importante per dare fondamenta solide per il prosieguo degli studi. Per questo deve anno per anno nel lavoro andare a fondo alla disciplina e capisce sempre di più la storia di questa materia che sta insegnando. E questo avviene proprio in un lavoro continuo e questo lavoro avviene anche proprio grazie alle domande fatte dai ragazzi. A volte fanno delle domande veramente spiazzanti. Magari uno non ci aveva mai pensato, e altre volte invece ti pone una domanda che forse ti eri già posto, ma che non avevi mai avuto la pazienza di stare ad affrontare e da riprendere. Quindi, attraverso questo lavoro con i ragazzi, e sottolineo con i ragazzi, si impara molto. E anche dopo tanti anni di docenza possiamo ancora, appunto, si può ancora imparare. Si può imparare dagli alunni, ma si può imparare anche dai colleghi giovani, magari freschi di università, perché sono sempre anche loro un'occasione per imparare cose nuove. In particolare nell'insegnamento delle scienze matematiche abbiamo un lavoro particolare perché molto spesso i ragazzi arrivano già con un pregiudizio sulla matematica. Quindi, oltre che insegnare contenuti disciplinari, metodologici, spesso dobbiamo aiutare questi ragazzi a capire che la matematica è una disciplina anche per loro. Magari hanno fatto fatica a memorizzare le tabelline nella scuola primaria, o magari ritengono che è noioso fare i calcoli, senza sapere che magari proprio la matematica è il modo per riuscire a fare delle operazioni evitando calcoli inutili. A volte è proprio perché anche i genitori accettano la loro ignoranza, dicono perché tanto anch'io non capivo la matematica, quindi è un'ignoranza accettabile da parte di molti adulti purtroppo, e mentre invece è una disciplina veramente per tutti. Guardare le proposte, quindi bisogna guardare le proposte anche appunto avendo in mente questa cosa, che il lavoro può essere veramente proposto a tutti.
E questo quindi ci dice che per la matematica non serve una mente geniale per studiare la matematica, no, serve un paziente lavoro sistematico e cercare di comprendere che questo studio interessa tutto il mio essere, è interessante, mi aiuta a capire molte cose e provoca sempre di più il mio desiderio di capire e di imparare. Quindi posso avere anche un deficit intellettivo, posso essere discalculico, ma questo non mi impedisce di imparare cose nuove attraverso la matematica. E questa è una modalità che appunto il docente di matematica deve avere proprio in mente tutta la storia della matematica, partendo dall'osso di Chang o altre osse trovate che addirittura 20.000 anni avanti Cristo, che ci dicono che appunto l'uomo si è sempre approcciato con questa mentalità matematica nell'affrontare le cose, cioè il numero è più antico anche della scrittura. Quindi questa è proprio una bella sfida, quella che il docente si pone ogni giorno e ogni giorno siamo rivitalizzati però proprio dallo sguardo dei ragazzi, perché quando un ragazzo capisce un argomento nuovo, riesce a risolvere un problema impegnativo, lo si vede proprio dai suoi occhi che ha uno sguardo veramente soddisfatto. È un lavoro bellissimo.